Buongiorno ragazzi, veniamo all'organizzazione sociale degli Etruschi. Tanto per iniziare, a capo della società etrusca si collocava un'importante aristocrazia che aveva accumulato il proprio prestigio e anche la propria ricchezza grazie soprattutto alla proprietà terriera e all'industria mineraria e alla pirateria nel Mediterraneo di cui abbiamo parlato nell'unità precedente. La gran parte della popolazione etrusca molto probabilmente era composta da una fetta di popolazione di semiliberi o schiavi che di fatto erano a tutti gli effetti dei dipendenti di coloro che facevano parte dell'aristocrazia. Quindi erano in qualche modo, la società era molto simile a quella attuale, solo l'unica differenza è che i semiliberi e i servi erano sostanzialmente senza rappresentanza politica, cioè la politica veniva gestita quasi esclusivamente all'interno della cerchia dell'aristocrazia terriera. A fianco a queste due fasce sociali si venne a creare con il tempo e grazie soprattutto alla circolazione del denaro, vedremo che questa cosa avverrà anche presso i Romani, dove insieme ai patrizi e ai plebei a un certo punto si inserisce la cosiddetta nobilitas, la classe di coloro che sono noti, il cosiddetto ceto medio, cioè una classe formata da artigiani, mercanti, molto spesso anche di origine straniera, che in realtà avevano accumulato ricchezze grazie al lavoro che avevano compiuto. Questo li portava in qualche modo a competere, anche con le figure dell'aristocrazia nobiliare etrusca. Come venivano spesi gran parte dei soldi degli Etruschi? Questo è un aspetto molto interessante. Tanto per iniziare, gli Etruschi erano amanti del lusso e della bella vita, ma fin qui niente di nuovo. Dove c'è ricchezza, vedremo anche presso i Greci era così, sarà così anche presso i Romani. La differenza sta nel fatto che gli Etruschi sembravano estremamente affascinati dall'idea della morte, cosa che li porta inevitabilmente a puntare tantissimo sulla costruzione di grandi tombe a tumulo o nella roccia, che erano fatte a copia conforme di quello che erano le città vere e proprie. Quindi fondamentalmente le grandi tombe erano costituite da appartamenti, addirittura ad un certo punto di sviluppo della società etrusca troviamo delle strade all'interno delle strade a croce, come quelle che troveremo negli accampamenti romani, andando ad indicare anche un'urbanistica dei cosiddetti cimiteri. E se inizialmente le tombe avevano addirittura esclusivamente una stanza, un vano per ogni morto, ad un certo punto arrivano ad assumere 3-4 vani per famiglia, quindi in realtà diventano delle case a tutti gli effetti. Le case dei vivi erano una copia delle case dei morti. La necropoli più grande che abbiamo trovato è quella sicuramente di Tarquinia, che conta addirittura 150 tombe, una piccola città. Se voi ci pensate, 4 persone per tomba. Stiamo parlando di una popolazione di 600 persone all'interno di un cimitero, per cui stiamo parlando veramente di un piccolo paese costituito all'interno di una città dei morti. Non solo c'erano gli appartamenti identici a quelli dei vivi, ma oltre a questo c'erano a tutti gli effetti le suppellettili che servivano in casa e quindi è stato trovato il corredo funebre che era identico al corredo dei vivi, sedie, lette, tavoli, porte, porte, c'era tutto quello che serviva per vivere per una vita dopo la morte. Oltre a questo, gran parte della produzione artistica viene in qualche modo assorbita dalle necropoli. O almeno questo è quello che noi abbiamo, nel senso che le tombe, essendo rimaste coperte, ovviamente hanno permesso la conservazione migliore di quello che c'era al loro interno, per cui abbiamo a tutti gli effetti gli affreschi con i colori, le statue, le raffigurazioni, abbiamo tutto. Invece magari ciò che era in superficie è stato distrutto o sopra di esso è stato costruito, per cui in realtà non è giunto fino a noi o è giunto rimaneggiato, si è rovinato, si è deteriorato. Invece le tombe sono rimaste intatte. Quello che sappiamo è che sicuramente assorbivano tantissima manodopera e tantissima della produzione artistica. Vedremo che il culto dei morti è strettamente legato alle credenze che avevano gli Etruschi, per cui gli Etruschi erano veramente molto affascinati dall'idea della morte. La cosa interessante è che se per gli Egizi fondamentalmente solo i faraoni
possedevano un impianto funerario così complesso, tutte le famiglie aristocratiche della zona dell'Etruria in qualche modo si permettevano o ci tenevano a mantenere questo stile, questa modalità, questa attenzione, diciamo, alle loro tombe. Un'altra peculiarità degli Etruschi è sicuramente il ruolo della donna all'interno della società etrusca. La donna era un po' come le donne spartane, forse anche più godeva di un'autonomia ancora maggiore. Se pensate che viene raffigurata all'interno degli affreschi sempre funerari, la ritroviamo accanto agli uomini, cosa che per i greci era assolutamente impensabile. Quindi partecipava agli spettacoli, partecipava ai banchetti, era possibile all'interno delle tombe abbiamo ritrovato delle iscrizioni in cui risulta il nome della madre insieme a quello del padre, cosa che era impensabile presso altre culture. Inoltre, oltre a stare all'interno del gineceo, come avveniva presso i greci, quello che potevano fare le donne etrusche era anche gestire le attività commerciali in proprio. Quindi, a tutti gli effetti, erano molto simili alle donne contemporanee. Assistevano agli spettacoli di atletica, e ne abbiamo parlato, gli spettacoli di atletica molto spesso si svolgevano con i partecipanti uomini tutti nudi. Quindi comunque veniva concessa un'ampia autonomia alle donne da questo punto di vista, ed erano inserite anche, era loro permesso anche di partecipare ai cosiddetti gesti divinatori, quindi alla religione. La divinazione, in particolare presso gli Etruschi, assunse un ruolo importante, divenne talmente importante che l'etrusca disciplina, appunto quest'arte di leggere nei fegati degli animali o nel volo degli uccelli o nei fulmini, segni di quello che vuole la divinità, è una cosa che passerà addirittura ai romani. Fatto sta che loro, vedete anche un'immagine all'interno del vostro libro, a pagina 373, di quella che è la mappa di un fegato di animale, in maniera tale da andare a ritrovare quelle che sono le indicazioni delle divinità all'interno di questi segni provenienti dalla natura. Ragazzi, non ci dobbiamo stupire, noi oggi abbiamo gli oroscopi, andiamo a leggere all'interno della natura comunque quello che ci pare, abbiamo le nostre superstizioni, le accettiamo e siamo in una civiltà che ha scoperto molto dal punto di vista scientifico. In una società antica in cui bisognava leggere i segni del cielo per capire come andava il raccolto, perché da questo dipendeva la vita di tutto il villaggio per il successivo anno, è chiaro che l'ansia portava a interpretare virtualmente qualunque cosa, a fare degli schemi sul fegato degli animali, insomma. Un'altra particolarità della religione etrusca è sicuramente il fatto che loro avevano una religione rivelata. Questa è una storia che ritorna anche nel cristianesimo molto spesso. Religione rivelata vuol dire che qualcuno, per mandato di Dio o Dio stesso, si manifesta a una persona e gli dice che cosa vuole. Religioni rivelate sono l'ebraismo, il cristianesimo, l'islamismo, anche i mormoni fanno capo ad una religione rivelata, insomma, tutte le religioni del libro, cosiddette religioni del libro, cioè non religioni naturali. E pare che ci fosse questo bambino, fanciullo, che fosse spuntato dalla campagna a Tarquinia, e di fronte a un gruppo di astanti avesse in qualche modo dettato quelle che sono le regole e i dettami della religione. Il tipo si chiamava Tages, infatti gli scritti si chiamano scritti tagetici. Anche questi, esattamente come la scrittura, non li abbiamo potuti rivelare, non li abbiamo potuti risolvere, non abbiamo potuto capire che cosa c'è scritto. Per quale motivo? Perché la scrittura non la conosciamo. Inoltre, quello che sappiamo anche dalle usanze e dalle tombe, quello che sappiamo per certo, è che le esperienze di vita venivano trasportate immediatamente a quello che era una volontà di Dio. Quindi, qualsiasi cosa avvenisse all'interno della vita, in qualche modo era volontà divina. Questo fece sì di trasformare la religione, i riti tagetici e la religione rivelata degli Etruschi in una serie di riti
dettagliati, di comportamenti dettagliati che in qualche modo dovevano spingere l'essere umano a stare in pace, a trovare una qualche rassicurazione nel fatto che si stava comportando bene, che si stava andando nella direzione buona, per Dio. Quindi la religione si trasforma in una scaletta di cose da fare, a cui gli Etruschi si attenevano strettamente. Con questo chiudiamo la spiegazione degli Etruschi e passeremo ai Romani.